Al mio figliolo per estradella gli ha appoggiato la macchina, lui si è salvato, si è messo in salvo, sopra la ferrovia, sopra un casottino c'era un ferroviere, ora c'era pompieri che ricavavano fuori la macchina, ricavavano. Allora è la macchina, l'importante è che non si sia fatto niente lui. Un'ondata di maltempo che, seppur annunciata, ha colpito Arezzo come non si ricorda, almeno in tempi recenti. Una pioggia incessante, inizialmente mista a grandine, che non è mai cessata dal primo pomeriggio di sabato fino a notte fonda. Proprio a Rigutino l'acqua ha invaso letteralmente nella giornata di sabato la strada regionale 71, portando alla sua temporanea chiusura. Secondo alcuni testimoni, il livello dell'acqua ha raggiunto anche i 2 metri. Tra le zone maggiormente colpite c'è quella di Bagnoro, completamente allagata l'antica chiesa. Nella mattina di domenica sono iniziati gli interventi di ripristino. Molte zone della frazione si sono allagate e i vigili del fuoco sono stati al lavoro diverse ore e continuano a farlo. Una situazione che è già successa altre volte? Sì, ma certo, non è la prima volta questa. Sono già diversi anni che fa così, ogni volta che piove. Si intasano i fiumi e poi straripa tutto. No, mi dica lei, guardi qui come siamo messi qui dentro. Ma poi la chiesa, l'ha vista la chiesa? Cioè quella è una pieve romanica, ragazzi, Cioè quello è un patrimonio che noi abbiamo, è allagato, cioè ci saranno 2 metri di acqua. Ha toccato uscire per portare i cani in salvo. Beh, ho dovuto per forza. Mi è toccato nuotare per portare i cani in città, però c'ho i nonni che hanno 80 anni e la mamma che sono in casa, però l'acqua usciva dal pavimento. Quindi sono bloccati? Bloccati tutti, ma noi si vorrebbe entrare almeno per portare le torce, però è come devo fare, devo nuotare. Difficile la situazione come sempre ad Arezzo attorno al Sellina, anche qui diverse zone sono finite sott'acqua come troppo spesso accaduto in passato. In via Romana, in zona Tortaia, ci sono stati diversi disagi. Via Romana, dove arriva l'acqua purtroppo dal sottopasso di via Salvadori, è sempre quello, il punto è sempre quello. Lì c'è un problema con ferrovie, con vari soggetti. Allora si è fatta una soluzione stampone che sta andando in realizzazione ora, con sacchetti di sabbia e una barra di guardrail piuttosto lunga per impedire o comunque minimizzare l'acqua che viene da monte e per impedirgli di arrivare in via Romana, perché sennò c'è tutte le case che vanno, anzi sono purtroppo già sott'acqua. Proprio l'immediata Valdichiana tra Olmo, Policiano e Rigutino nel pomeriggio di sabato era un vero e proprio fiume in pieno. Con la scopa provo a mandarla fuori, ma è tutta la solita altezza, l'avete visto giù di sotto com'è. È veramente una situazione tragica. A Pieve a Quarto 4 persone sono state evacuate a causa dello smottamento del terreno, così come in via Anconetana per la caduta di un controsoffitto e l'allagamento di un'abitazione. Il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, ha chiesto lo stato di emergenza e ha ottenuto l'arrivo della colonna mobile della Protezione Civile regionale. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono state affiancate dai colleghi giunti da Prato e Siena, centinaia ancora gli interventi dei Vadere. Ecco, l'allerta era arrivata in questo caso, poi chiaramente l'allerte, ci possono essere allerte e allerte, però non ci si aspettava così. No, assolutamente, fate la continuità, cioè dopo la prima volta c'erano già i mezzi a cercare di sistemare le strade, c'è stata la seconda ondata delle 6:30 che ha risteso tutto un'altra volta. Ora vedo che si sta rallentando, speriamo che non ci dia botte più grosse durante la nottata, staremo svegli per dare il massimo possibile di assistenza e per risolvere i problemi puntuali.